dal libro La vera origine delle fiabe di Paolo Battistel. La dea della foresta. Finora si è cercato di mettere in luce l'antico volto della fiaba a partire dal simbolismo sacrificale della bambina ragazza, cappuccetto rosso, fino alle specifiche caratteristiche del mostro lupo nascosto nella foresta in attesa del suo pasto sacrificale. In realtà, dietro a questi elementi simbolici e mitologici, la fiaba nasconde molto altro, poiché in essa possiamo scorgere uno dei volti più antichi e oscuri della dea della foresta. Marie-Louise von Franz è sempre stata particolarmente interessata a questa fiaba, che appariva in forma più o meno rielaborata in molti sogni delle sue pazienti, e l'apprezzava poiché era uno dei pochi testi dei fratelli Grimm dove la dea della natura appariva in uno dei suoi volti più nefasti e terribili. L'interesse dell'allieva di Jung era per l'incredibile affinità che la simbologia del lupo, che la maggior parte degli interpreti legavano al principio maschile e a molte delle caratteristiche del dio della guerra, aveva con il principio femminile, divenendo il volto oscuro della dea. Sulla nostra fiaba la sua opinione era piuttosto chiara. In Cappuccetto Rosso la nonna, la grande madre, si trasforma in un lupo e minaccia Cappuccetto Rosso di divorarla prima che arrivi il cacciatore, che ha anche un aspetto di Wotan, e la uccida. In questo caso il lupo diventa un attributo di un'oscura divinità femminile e del lato oscuro della natura. Se entriamo quindi più in profondità nella fiaba, vediamo che non è mai esistito un lupo, in abiti borghesi, che incanta la piccola Cappuccetto Rosso a parole per farle perdere il sentiero, ma il lupo e la nonna rappresentano un'unità archetipale e originaria che mostra uno dei volti dell'antica dea, che oltre a essere vergine, amante e madre, rappresenta anche la morte con l'oscura maschera del lupo. Su questa interpretazione del lupo si lega perfettamente la visione della bambina fanciulla, che prescelta porta in dono nel cuore della foresta il pane e il vino, cioè il suo corpo e il suo sangue, venendo ingoiata dalla dea della foresta nel suo volto oscuro e tellurico. La dea, con il cristianesimo e la successiva moralizzazione della società, non poteva apparire più nelle fiabe così. Sono stati staccati dalla divinità in due personaggi distinti due suoi attributi che in origine erano parte di lei: la dea incarnata come vecchia della foresta e la dea incarnata dal volto famelico del lupo. Questi due volti, che ormai siamo abituati a vedere separati e messi in funzioni morali antitetiche, in alcune fiabe dei Grimm mantengono però un'inaspettata unità nascosta da uno strato moralizzatore molto più sottile. Ci sono molti casi che potremo analizzare, ma riprenderemo ancora una volta le parole della von Franz per soffermarci su una fiaba che abbiamo già analizzato nei capitoli precedenti. In alcune versioni della fiaba tedesca, Frau Hall, la benevola dea madre appare talvolta con una testa di lupo. In altre fiabe europee compaiono streghe grandi madri dalla testa di lupo. La signora Hall, come abbiamo visto, è l'incarnazione della dea Baba Jaga, l'antica dea strega della foresta, che appare ad alcuni con il volto benevolo di un'anziana donna e ad altri con il volto furioso e negromantico di un famelico mostro della foresta che mangia vergini e bambini. Anche la casa in cui vive modifica il suo aspetto a seconda dell'umore della dea, passando da un'assolata casetta abitata da una vecchia socievole a un'orribile casa d'ossa che si muove per la foresta sopra delle zampe di gallina. La doppia natura della vecchia e della foresta riesce a sopravvivere anche dopo le notevoli censure di Grimm, poiché la protagonista della fiaba, che raggiunge il cuore della foresta dove risiede la casetta della signora Hall, si rende immediatamente conto del doppio volto della padrona di casa, poiché viene descritta come una vecchia con i denti così lunghi che ella si impaurì e volle fuggire. L'aspetto nascosto del lupo non è completamente celato. Nel volto da vecchia sono rimasti i denti da predatore dell'antica bestia della foresta. La giovane, durante tutta la fiaba, resterà sempre consapevole della pericolosità di questa versione di Baba Jaga, per quanto obbedendo a ogni ordine della signora Hull, la fanciulla riesca ad aver salva la sua vita nella fiaba presente come una spada di Damocle. La possibilità che la grande madre mostri all'improvviso il suo aspetto divorante assumendo completamente le fattezze del lupo. Baba Jaga, la più antica dea della natura, può assumere diversi aspetti,
dal misericordioso al negromantico, esattamente come Odino, che rappresenta il suo riflesso maschile. E come si è visto precedentemente, appare nella sua maschera oscura anche in un'altra fiaba di Grimm, la signora Trud. In questa fiaba la protagonista si trova ad affrontare il volto oscuro della dea della foresta e, non avendo alcuna protezione magica, come nel caso della protagonista della signora Hall, il suo destino è segnato fin dal principio. La giovane in questa fiaba scorge tre trasfigurazioni della dea in tre terrificanti cavalieri, un uomo nero, uno verde e uno rosso sangue. La giovane riconosce in essi l'incarnazione del diavolo stesso, ma ciò che non può comprendere è che queste tre apparizioni sono parte della stessa Baba Yaga. Lei è un unico essere che appare in quattro terrificanti forme, generando ciò che gli studiosi chiamano la quaternità originaria. In questa quaternità, i tre aspetti maschili e successivamente diabolici sono subalterni alla forma femminile della dea, mentre nella successiva quaternità cristiana, Trinità divina più culto della Vergine, la Vergine sarà in una posizione subalterna alla Trinità. La giovane, avendo visto il volto tellurico e negromantico della Dea, che solo successivamente assumerà una maschera diabolica a causa della conversione al cristianesimo, non può vivere ancora, e il suo triste epilogo sarà l'essere bruciata viva dalla divinità in un luminoso sacrificio di cui la Dea si compiace.